Giovanni Antonino, Brindisi e Brindisini si è detto in questi ultimi anni, voi ci state provando veramente? Ma noi siamo stati conseguenti rispetto a quelle che erano le nostre enunciazioni di principio. La città ha voglia di rappresentanza, sia a livello nazionale che a livello regionale, e ahimè anche in questa tornata il rischio che venisse eletto una persona non di Brindisi, quindi abbiamo fatto una scelta forte, quella di inserire tutti i brindisini sia nei collegi uninominali, dove è candidato alla Camera il dottor Antonio Rodiglia, al Senato il dottor Francesco Falcone, sia nei collegi plurinominali. Se pensiamo che il Brindisi rappresenta la gran parte del collegio, ecco che offriamo ai brindisini una possibilità concreta. A questo riguardo voglio chiarire che non è vero quanto sostengono alcuni che per poter esprimere dei deputati bisogna che la lista prenda almeno il 3% a livello nazionale, perché nei collegi uninominali vince chi prende un voto più degli altri. Per cui se i brindisini dessero una risposta compatta a questa sfida che abbiamo lanciato, avremmo finalmente una rappresentanza parlamentare di brindisini che manca ormai da decenni, con tutte le conseguenze negative che abbiamo avuto modo di verificare in questi ultimi anni.